Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia festeggia 130 anni di storia e nell'occasione presenta un libro che ripercorre gli ultimi 30 anni di attività, un testo che si raccorda con quello già pubblicato in occasione del centenario. A spiegare l'iniziativa celebrativa ed editoriale è il presidente del club Fabrizio Cattaneo della Volta. Presidente Pippo Dalla Vecchia, indimenticato ed indimenticabile, al compimento del centesimo anno fece scrivere il libro dei 100 anni. Poi sono passati 20 anni di cui Pippo è stato presidente e quindi non c'è traccia storica di questa sua lunga presidenza di ben 22 anni. A questo punto ho preferito fare il centenario 30 anni dopo e quindi raccordare il 1993, il libro del centenario, ad oggi e raccontare la storia di come è cambiato il circolo nel corso dei 20 anni della presidenza di Pippo. Le cose sono tante. Possiamo rischiare di perderle nella memoria e quindi mi è sembrato giusto fissarle con un libro in modo che i prossimi soci, nonché quelli presenti, che sono completamente diversi da quelli che erano nel 1993, abbiano dei riferimenti storici esatti, datati di quello che è successo in questi 30 anni. Obiettivi organizzativi e sportivi per il futuro? Sicuramente gli obiettivi sono sempre ad altissimi livelli. Siamo appena reduci del campionato del mondo Optimist a squadre con un nostro atleta. La nostra Carolina Foresti ha vinto il titolo europeo del singolo canoa para rowing, e quindi abbiamo grandissimi progetti futuri. Le nostre squadre sono in partenza per tutti i campi di regata. Il volume, curato nella grafica da Giovanni Girosi, è arricchito dai testi di Marco Cagliazzo e Paolo Rastrelli, che ascoltiamo ai nostri microfoni. È stato un onore di fare questo libro, i 30 anni del Savoia, che seguono il centenario già passato. Ci sono stati degli eventi molto probabilmente che saranno irripetibili nella storia, perché per esempio abbiamo fatto qui una sfida con le armi, canottaggio di Oxford e Cambridge, è la prima volta che sono usciti fuori dal Tamigi per fare una manifestazione. Abbiamo avuto l'organizzazione della CatSark nel 1996, che è una cosa gigantesca, tutte le navi scuola del mondo sono convenute a Napoli e quello è stato un altro evento indimenticabile. Ma poi ce ne sono tanti e tanti che comunque chi avrà la pazienza di leggere il libro entrerà a conoscenza.